Bentrovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Sono tre gli appuntamenti che cercheremo di raccontarvi in questo nostro incontro settimanale. Il primo tema riguarda il bilancio di previsione 2024-2026, è stata approvata la terza variazione a maggioranza. E poi è stata approvata la nuova disciplina regionale per quanto riguarda l'innovazione digitale. Un focus anche sul 16° rapporto sulla violenza di genere in Toscana. Con 25 voti a favore e 11 contrari, il Consiglio regionale ha approvato la terza variazione al bilancio di previsione finanziaria 2024-2026. La terza variazione di bilancio interviene pressoché in ambito sanitario e vale complessivamente oltre 72 milioni di euro, 70 dei quali dedicati proprio alla sanità. Così il Presidente della Commissione Affari Istituzionali e Bilancio, Giacomo Bugliani, ha presentato in aula la proposta di legge. Ma prima di ascoltare appunto il Presidente della Commissione, ascoltiamo il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio regionale. Pochi atti fra quelli delicati che siamo chiamati ad approvare vengono votati da 25 consiglieri regionali. Nemmeno uno è venuto meno a quello che è stato un lavoro che ci porta, con la variazione di bilancio che è la terza dell'anno 2024, aggiungere più di 70 milioni in più di quello che sono le voci dei capitoli dell'attività ordinaria del Consiglio regionale verso la sanità. Con questa variazione di bilancio arriviamo nell'anno 2024 a dare da parte del bilancio regionale 330 milioni che si aggiungono nel sistema sanitario regionale a quanto attraverso la suddivisione in 20 regioni del Fondo Sanitario Nazionale si dà alla sanità. Siamo la regione record, quella che politicamente fa una scelta di tutela e valorizzazione della sanità pubblica e mette più risorse, naturalmente privandole alle altre attività ordinarie del Consiglio, ma per noi la salute dei cittadini è il primo obiettivo che ci poniamo. Noi abbiamo bisogno di più risorse per far funzionare meglio la nostra sanità pubblica e mi spiego meglio. Certo, noi possiamo riorganizzare i servizi, farlo meglio, ma oggi il livello del trasferimento nazionale per la sanità è un trasferimento che non è in grado di dare tutte le risposte che servono ai cittadini. Quindi noi facciamo oggi la nostra parte per l'ennesima volta, nel senso che facciamo una variazione di bilancio che sposta delle risorse da altri capitoli del bilancio regionale al bilancio della sanità. Ecco, io vorrei che nel futuro noi abbiamo mandato una proposta di legge al Parlamento e domando perché il Parlamento non la calendarizza. Noi ed altre regioni lo abbiamo fatto. In quella proposta di legge chiediamo di portare i trasferimenti al sistema sanitario nazionale e quindi a quelli regionali al 7,5% del prodotto interno lordo. L'inflazione è aumentata, i costi della vita sono aumentati. Oggi mediamente intorno al 6,3%. Pensate, con quelle risorse in più, come potremmo lavorare per ridurre le liste d'attesa, per cercare di dare risposte migliori ai cittadini, per costruire una sanità territoriale di prossimità. Ecco, la strada è questa. Una terza variazione di bilancio che porta a una variazione delle risorse di entrata e di spesa della Regione Toscana, che sono sul 2024 di circa 55 milioni di euro, sul 2025 di quasi 21 milioni di euro e di oltre 8 milioni di euro sul 2026. Si tratta di un'operazione con la quale vengono messe a disposizione del Servizio Sanitario Regionale risorse del bilancio della Regione Toscana. Risorse che hanno una diversa fonte, una diversa origine, che per 40 milioni vengono da una revisione del gettito derivante dalla manovra relativa all'addizionale regionale IRPEF e che poi per il resto sono in parte dovute a prelievi che vengono fatti dai fondi di riserva, quindi somme che erano già state accantonate nei fondi di riserva, e in parte invece sono il frutto di una sostituzione del cofinanziamento regionale alla programmazione europea del FESR 2021-2027. In buona sostanza, a seguito dell'accordo relativo al fondo di coesione sociale stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Meloni e il Presidente della Regione Giani lo scorso marzo, si arriva in questo modo a sostituire una quota importante di cofinanziamento della Regione proprio con i fondi dell'FSC.
Questo consente quindi di poter ricavare circa 43 milioni di euro che ora vengono posti dal bilancio regionale proprio al servizio sanitario della nostra regione. Quindi una manovra che complessivamente dimostra l'impegno della Regione Toscana a stanziare importanti somme, come già avvenuto in precedenza, estrapolate dal bilancio della Regione e messe a disposizione dell'opera di risanamento del servizio sanitario regionale, quindi investite sulla spesa sanitaria. Una variazione necessaria che mette in sicurezza finanziaria il bilancio della Regione Toscana. Italia Viva sostiene queste politiche soprattutto a vantaggio del welfare, del sociale e della sanità. È una tenuta dei nostri servizi che diventa un'eccellenza a vantaggio delle persone. È evidente che sta migliorando il livello dell'erogazione dei servizi, che ci trova a condividere un'impostazione che deve soprattutto privilegiare il sistema sanitario pubblico e universale nella nostra regione. Questa variazione di bilancio di fatto cerca di colmare il buco della sanità, 330 milioni nel 2024 destinati dal bilancio ordinario alla sanità perché Gianni non riesce a controllare la spesa. Per quanto riguarda poi le altre voci, ci preoccupa molto il fatto che si stornino dalla contabilità ordinaria del dissesto idrogeologico, quindi dove si fanno interventi e progetti di prevenzione, alla contabilità speciale di Gianni, commissario di governo, per gli interventi in emergenza, perché questo significa non fare appunto prevenzione ma intervenire soltanto a posteriori. Dopo aver aumentato 250 milioni di tasse, perché l'aliquota IRPEF più alta che c'è in Italia, il Presidente Gianni aveva promesso che avrebbe tolto perché serviva una tantum. Dovremmo dare il premio Pinocchio al Presidente Gianni, quindi lo proponiamo come candidato al premio Pinocchio perché quelle tasse rimangono. Abbiamo portato un atto proprio per smascherare il grande bluff, gli abbiamo detto abbassateli, avete detto che erano una tantum, ma avete detto che servivano per coprire i buchi del bilancio soltanto per una volta perché il payback non vi era stato dato, e allora nel 25 chiediamo di diminuirle. Ci è stato bocciato, ci hanno bocciato la nostra proposta, era quella di riportare le aliquote come il bilancio previsionale del 2023, cioè all'1,78 per l'aliquota da 28 a 50 mila euro e all'1,90 per l'aliquota sopra 50 mila, oggi lo ricordo è il 3,33%, l'aliquota più alta che c'è in Italia. Ma il tema vero è che nessuno sa dove vanno queste risorse, il tema vero è che questi 250 milioni di euro nessuno sa a cosa sono serviti, la sanità continua ancora oggi a non funzionare, in Toscana non si fa prevenzione, ci sono delle intere zone della Toscana dove non vengono rispettati i livelli minimi delle prestazioni entro i tempi stabiliti. Io sono andato a vedere una mammografia nell'area del Casentino, nell'area nord della Toscana, si va oltre i 120 giorni previsti, il che significa una diagnostica non viene fatta in maniera precoce, può darsi che si sviluppi un tumore. Penso alla cardiologia, tantissime volte i giornali hanno evidenziato come nella zona del distretto di Empoli la cardiologia va oltre i 120 giorni, ma così basta andare sul sito della regione per vedere le linee rosse. Ecco, quei 250 milioni a cosa servono? Rimane questo grande interrogativo, noi abbiamo sempre avuto la sensazione che servono esclusivamente per coprire i buchi di un bilancio che è diventato strutturale, il buco di bilancio della sanità toscana, e un sistema sanitario che non funziona. Per quanto riguarda invece i 70 milioni che attengono a questi, diciamo, liberi da poter reinserire, mi fa pensare che siccome 40 derivano dal maggior introito per l'addizionale IRPEF, questi non vengono reinseriti affinché non si abbia una nuova addizionale IRPEF per quest'anno, ma probabilmente quella che doveva essere una tantum diventa invece una tassa costante. E questo, diciamo, non va bene perché Gianni di fatto si rimangia quello che aveva detto lo scorso anno. La transizione digitale della Toscana prosegue speditamente anche grazie alla nuova legge sulla disciplina dell'innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. L'Aula del Consiglio regionale ha approvato l'atto con 23 voti a favore, quelli del Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, e le 11 astensioni dei gruppi di Fratelli d'Italia e Lega. L'intelligenza artificiale, come ogni innovazione tecnologica, porta con sé rischi e opportunità. Il compito di un'istituzione è quello di fare in modo che questa innovazione riduca le disuguaglianze, non aumenti le disuguaglianze.
E quando dico riduca le disuguaglianze, cosa voglio dire? Voglio dire che noi dobbiamo costruire condizioni di formazione, di alfabetizzazione, perché nessuno resti indietro, altrimenti avremo cittadini di serie A e cittadini di serie B nella capacità di saper accedere all'informazione, capacità di saper accedere alla rete, capacità di creare opportunità. Questo è il divario che può amplificare l'intelligenza artificiale. Noi non ce ne rendiamo conto, lo dico a chi ci segue da casa, ma l'intelligenza artificiale è completamente pervasa già nelle nostre vite e lo sarà ancora più velocemente nei prossimi anni. Prima la rivoluzione, la grande rivoluzione industriale, poi la rivoluzione di internet, ora questa rivoluzione. Sarà una rivoluzione che correrà molto molto più veloce e richiederà strumenti e regole molto più chiare. Compito della politica è quello di indirizzarle, non di subirle, e questa è la ragione per cui ora andiamo ad approvare questa norma, primi in Italia e in linea con le direttive che il Parlamento europeo sta dando. È importante trovare un equilibrio tra le nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale, l'eccesso di connettività, il mondo dei social e la persona quanto tale. Nella riscoperta della centralità della persona in un nuovo umanesimo è evidente che le strumentazioni elettroniche che ciascuno di noi dispone non possiamo farne a meno, ma è anche evidente che dobbiamo dargli dei limiti, dobbiamo avere un sistema normativo che tutela soprattutto le persone più fragili, e per persone fragili intendo i bambini in primis, i ragazzi, rispetto alla dipendenza che gli strumenti possono determinare. E poi c'è un'altra questione: i social, gli strumenti informatici moderni, che in un periodo erano visti anche come antisistemici, oggi possono diventare sistemici e come tali, se gestiti da chi gestisce il potere, creano un pericolo, un rischio a livello universale e globale. Questa è una sfida dove gli enti pubblici, le televisioni pubbliche, la stampa pubblica insieme deve garantire tutti sul punto di vista dell'informazione e dell'accessibilità alle notizie. Molti proclami sono stati fatti proprio in questo atto, ma non si capisce come poi efficacemente si arriverà ad applicarli. Sono delle tematiche che riguardano tanti aspetti. Un altro ordine del giorno che è stato approvato è quello sulla cyber security, dove ci deve essere un'attenzione particolare rispetto a quello che deve essere la sicurezza di certi meccanismi digitali che usiamo tutti i giorni. Ma soprattutto io ho chiesto che una delibera di giunta che finanzia oltre 200.000 euro per uno studio che è tardivo, perché è uno studio sulla pericolosità dei 5G. In realtà ARPAT già definisce proprio sul proprio sito, basta andare a vedere sul sito ARPAT della Regione Toscana, che già si definiscono quelli che sono i parametri per cui si sono installate, e lo vediamo in tutta la Regione Toscana, le antenne 5G, e oggi tardivamente si arriva a dire ma dobbiamo fare un controllo, che poi è anche un controllo molto complesso, che riguarda appunto l'operato di ARPAT e di ARTS, quindi l'Agenzia anche regionale della sanità. È stato presentato il 16° rapporto sulla violenza di genere, che in Toscana raccoglie e analizza i dati provenienti da centri antiviolenza, case rifugio, centri per autori di maltrattamento, codice rosa, consultori, centro di riferimento regionale per la violenza sessuale, centro regionale di documentazione infanzia e adolescenza, i settori delle pari opportunità e dell'integrazione socio-sanitaria. Gli elementi che salgono agli occhi sono intanto due: ancora i dati ci dicono che per debellare la violenza c'è ancora tempo, tante donne accedono a centri antiviolenza, tante donne al codice rosa, ma non tutte quelle che hanno bisogno di aiuto. Quindi noi dobbiamo lavorare affinché tutte le donne che subiscono violenza, qualsiasi tipo di violenza, abbiano la volontà di chiedere aiuto, di accedere a una rete che esiste in Toscana ed è funzionante ed è lì per loro. Questo è il messaggio che vorrei lanciare. Quindi dobbiamo cercare di creare il più possibile fiducia nelle donne che possono accedere a queste reti e trovare soluzione a questo loro problema. Ed è tutto per questo incontro. Vi ricordo, per gli approfondimenti, gli aggiornamenti, www.inconsiglio.it. Io vi aspetto come sempre qua tra 7 giorni dentro il Consiglio.